sicuramente non stiamo al 100% a livello fisico, ma non è una scusante. Beh, devo dire che loro il primo set sono stati veramente devastanti in battuta, non ci hanno permesso di giocare. Uguale il secondo, il terzo fino al 20-16 siamo andati bene, poi abbiamo trovato una Rivero che ancora lì ha fatto un giro di battuta che ci ha veramente tagliato le gambe. Sicuramente potevamo provare a tenere qualche palla in più, ecco, qualche ace di troppo l'abbiamo concesso, comunque gran merito la loro battuta, oggi è andata così e fa senso. Si aspettava qualcosa di più comunque dalle tue ragazze? Vabbè, sempre, ma non tanto i primi due set, perché come ho detto loro veramente non solo sui battitori in salto ma anche i battitori float hanno tirato a mille. Ripeto, il terzo set a 20-16 forse qualcosina in più potevamo fare, però va bene così, ecco, in questo momento. Dopo le due gare di campionato che Soverato era riuscito a vincere entrambe per 3-0, forse ci sperava in questo... Ma noi sinceramente avevamo bisogno più dei tre punti del campionato e l'abbiamo preso, perché venivamo da un momento di difficoltà, ed era importante quella partita, forse per noi più di questa. Questa, come ho già detto, come è andato il match, non abbiamo rammarico. Come si sa il campionato è molto molto pesante e per noi forse ancora di più, perciò va bene così, ecco.